Allora. Non ce la faccio. Non riesco a parlare. Scusa, che ruolo. Play guardia. Cioè? Cioè. 1-2. Lo dici che come se non, nemmeno tu hai capito che devi fare. Cioè, hai fatto una. L'atteggiamento molto strano. Allora che fa? Fammi capire qual è il tuo ruolo. Il mio ruolo è guardia. Guardi. Dovrei essere la tiratrice, ma non lo sono. Ma scusa, guardi che significa? Che a chi guardi? A nessuno. Ah, non è che guardi l'avversario quando va a segnare poi, e poi fai l'applauso, no? Sì, no. Anche. Ecco. Benissimo. Sono Raffaella Podolicchio, ho 18 anni. Che scuola frequenti? Frequenti il liceo scientifico. Di Battivaglia? Sì. Benissimo. Voti eccezionali, immagino. Normale. Normale. Poi? Gioco a pallacanestro da quando avevo 6 anni. E sono stati i tuoi genitori ad importelo oppure no, ho seguito mia sorella. Passione. Ho seguito mia sorella perché prima facevo nuoto, ha iniziato un anno prima di me. Ah. E quindi l'ho seguita. Che fine ha fatto tua sorella? Non gioca più da un anno. E tu invece? Continua. Quanto tempo ancora pensi di giocare? Abbastanza. Poi dopo la scuola vorrei frequentare l'università. Economia. Economia quale? E ce ne sono almeno. Quella mia è commercio. E per la tua ispirazione quale sarebbe allora? Di fare che cosa? Commercialista. Ah, beh. E niente. Poi? Dimmi il gruppo come ti trovi? Bene. Nella squadra? Gioco qua da 6 anni, quindi. Il presidente ti vuole bene? Sì, apposta. Sì, tutto a posto, vuole bene. Vabbè. E come hai scelto di fare l'intervista con la tua amica che sta a fianco? Per compagnia. Che è più simpatico o quel tanto? No. Una delle tante. Me la vuoi presentare? Così Serena Bona. Serena Bona? Che sei più di lei? 19 anni. Ho 19 anni, sono siciliana. Siciliana di dove? Di Licata, provincia di Agrigento. No, Africa no. gioco pivot, anche se non si direbbe visto che sono solo 1,80 m. Pivot? Sotto canestro. Sotto canestro. Sì, quindi ti passano la palla, sei quella che applausi in effetti. No, sono quella che prende in mazzata. No, pensavo che no. Forse gli altri lavoravano e tu ti prendevi gli applausi. No. Quindi pure tu devi lavorare quando sì, giochi. Sì. Raccontami un po' di te. Sì, diciamo che quest'anno mi sono iscritta all'università ma non ci sto andando perché. Quale facoltà? Scienze dell'educazione, però voglio fare psicologia l'anno prossimo e quindi ho lasciato perdere. Come mai per psicologia? Perché mi devo curare. No, solitamente. Per curare a me e poi curare gli altri. Solitamente così succede. Poi dimmi qualche altra cosa di te, che hobby. Mi trovo benissimo qua, ho iniziato a giocare quando avevo 12 anni, perché ho seguito mia cugina, prima facevo pallamano. Anche e tu? Poi. Dove questo? In Sicilia o no, da qualche altra parte? E poi ho deciso di venire qua, è una bella esperienza, come mi ha fatto mai, crescere scusa? Tanto. Dimmi pure come mai ti trovi qua, come sei stata contattata? Mi ha contattato il presidente. Perché ti ha visto da qualche parte? Sì, perché eri brava. Ha controllato i referti, cioè le partite che ho fatto quando giocavo in Sicilia. A 14 anni già mi aveva chiesto di venire, però ero troppo piccola. Sono venuta quando avevo 16 anni. Va bene, vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, va bene così. Venite a vedere. Venite a vedere soprattutto. Ogni sabato. No, un sabato sì, un sabato no. Alle 7:30. Va bene, ok, grazie.